Corteo dell'Ampi per mantenere sempre viva la memoria della Resistenza e una simbolica e gioiosa liberazione del porto aperto a cittadini e turisti. È stato festeggiato così il 25 aprile a Catania. In migliaia si sono riversati in piazza Stesicoro sino in piazza Dante, dietro il vessillo dell'Associazione dei Partigiani. Poi la grande festa al porto con tanto di solarium, salotto all'aperto, passeggiate in bici e cibo di strada. La liberazione del porto, attesa da tempo, ha visto il sollevamento della sbarra della cinta doganale che rimarrà ad essa alzata per sempre. Per cittadini e turisti, il mercatino delle Pulce, il pop-up food market dedicato al cosiddetto street food, con protagoniste assolute le specialità gastronomiche da strada catanesi e siciliane, ma non solo. La Catania che a me piace, ha detto il sindaco Enzo Bianco, continua a prendere forza e corpo. Dopo il lungomare liberato, adesso anche il porto liberato. Si è detto pronto a restituire quanto rubato dalle casse del centro di prima accoglienza a casa sollievo di San Camillo di Cireale, Vincenzo Duca, 44 anni, il prete, fuggito qualche mese fa con una volontaria del centro stesso portando via 28.000 euro destinati ai poveri e agli emarginati. Lo scandalo, che i confratelli avrebbero preferito non saltasse fuori, è scoppiato negli ultimi giorni a seguito di una denuncia del legale del centro per conto dei religiosi camilliani alla Procura della Repubblica di Catania. Avevano rubato scarpe per un valore di oltre 400 euro dal centro commerciale Le Porte di Catania dopo aver manomesso le targhette di radiofrequenza ed aver eluso i controlli di sicurezza delle casse. Sei romeni tra i 20 e i 27 anni, giunti sul posto a bordo di un furgone sprovvisti di documenti identificativi, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato dopo una segnalazione giunta al 113. Condotti in questura, si appurava che uno di essi era già stato denunciato a dicembre per analogo reato, sempre nello stesso centro commerciale. I sei, su disposizione del PM di turno, sono stati posti gli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Passeggiava tranquillamente a piedi in via Pecinotti in palese violazione degli arresti domiciliari cui era sottoposto. I carabinieri della stazione di Catania Anesima, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato il 32enne catanese Gaetano Gianluca Amadio. I militari, che hanno subito riconosciuto l'uomo, lo hanno posto nuovamente ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. È online il bando per la gestione di 7 impianti sportivi di Catania. Chi è interessato potrà andare sul sito istituzionale del comune www.comune.catania.it e trovare il provvedimento relativo all'esternalizzazione di 7 strutture: stadio del rugby, verginelle, palestra azzurria, palestra tennis, tavolo, palanitta, palagalermo e calcio San Teodoro, secondo le modalità deliberate dalla giunta e approvate dal consiglio comunale. Al bando possono partecipare tutte le società interessate alla gestione. Ci aspettiamo numerose adesioni, ha detto l'assessore allo sport Valentina Scialfa, e il nostro obiettivo è quello di valorizzare le strutture e lo sport attraverso la sinergia pubblico-privato. Non si tratterà di perdere patrimonio pubblico, ma di recuperarlo e utilizzarlo meglio.